Linea Roma. Grazie a Riccardo Venchiarutti. Allora, legge di stabilità per il ministro Padoan. Questa manovra abbatte le tasse sulla prima casa, ma anche sull'attività delle imprese. Ricordiamo le principali misure: l'abolizione delle tasse sulla prima casa, l'azzeramento dell'IMU agricola. Per le imprese arriva una prima riduzione dell'IRES da completare poi nel 2017. Sul fronte pensioni, in attesa della flessibilità in uscita, via al part-time incentivato per i lavoratori che si trovano a 3 anni dalla pensione. Il governo annuncia anche un piano contro la povertà infantile da 600 milioni e il canone RAI che finirà nella bolletta elettrica, ma sarà ridotto a 100 euro. Nella legge di stabilità è contenuto anche l'innalzamento del limite per l'uso dei contanti da 1.000 a 3.000 euro. Un provvedimento accolto con favore dalla FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Giuseppe Di Marco ne ha parlato con il presidente Lino Stoppani. Sentiamo. Noi abbiamo dichiarato soddisfazione per un provvedimento che ripara ad un errore, almeno dal nostro punto di vista, perché il provvedimento di limitazione aveva generato un nomadismo commerciale verso paesi limitrofi dove questo limite non esisteva ed era più alto rispetto al nostro. Penso per esempio a Monte Carlo, la Svizzera, la Slovenia. La variazione del tetto sull'uso dei contanti è stata anche criticata pesantemente. Molti temono che favorirà l'evasione fiscale. A parte che sull'evasione fiscale il governo questo chi le ha preceduto ha già fatto molto, basti dire quella che è le operazioni di contrasto a quelli che sono i capitali detenuti all'estero. Ma questi provvedimenti vanno bene se sono accompagnati a mio avviso da due interventi in contemporanea. La prima, devono essere armonizzati a livello europeo. L'altro aspetto è che non possono essere accompagnati se non abbinati anche ad una limitazione di quello che è il costo delle carte di credito, che oggi è assolutamente ancora eccessivo. Una scommessa